qualcosa che potrebbe aiutarti a trovare ciò che cerchi. Sei pronto? Temo di no, ma fallo lo stesso. Voglio che lei faccia una cosa per me, signor Irak. Bene. Ha un nome e un indirizzo per questa cosa, signor Quinn? Branks e Pierce. Un chiaro avvertimento. Colpite le famiglie se dovete. Sì, signore, chiaro. Che cosa hanno fatto? Non la riguarda, signor Irak. Faccia come ho detto. E le affiderò la gestione della prossima asta. Bastardo figlio di puttana. Quinn, cazzo. Doveva essere un lavoretto facile, tanti soldi, zero problemi. Quel fottuto boss. Non sta a me dirti che cosa fare, ma se te lo stai chiedendo, ora Quinn ha un evento di beneficenza nel suo hotel, il Merlot. Nicky non tornerà. L'ho allontanata da casa. E da me. Ma almeno è al sicuro. Tutti e due. E ora Quinn, Lucky Quinn, è tutta colpa sua. È il fantasma che inseguivo. E ora ne risponderà a me. Maleducazione. L'hotel Merlot, dove tutto è iniziato. Questo posto ha distrutto il mio mondo per colpa di Lucky Quinn. Ha ordinato di attaccare me e la mia famiglia. Beh, ora mi dirà perché. E poi potrà morire. Sono io. Dove sei? Vediamoci. Il mio lavoro è sempre stato cercare informazioni per gli altri. Più erano difficili da trovare, più guadagnavo. Non è colpa tua. Sistemerò le cose. Non ce n'è bisogno. Perdonami, Aiden. Clara, ma che succede? Che cosa vuoi fare? Scusate, ma ve l'avevo detto. I politici sono tutti logorroici per natura. Prima che fossi sindaco, prima ancora di entrare in politica, io e Lucky ci conoscevamo già, da molto. Cosa so di Lucky? Buffo, sapete. Lo conosco praticamente da sempre, ma solo di recente ho iniziato a chiamarlo Lucky. Dove ero rimasto? Poche persone sanno come me quanto è grande il cuore di Lucky. Questa città gli deve molto. E ora, grazie alle sue iniziative benefiche, il mondo intero gli è debitore. Un brindisi a Lucky Quinn. Il sindaco Rushmore, gente. Grazie davvero, sindaco. Godetevi la serata.
contribuite a una causa giusta! In passato mio marito ha contribuito con una grossa somma. No, no, non mi stai ascoltando. Era l'estate scorsa. Basta. È chiaro. Voglio uscire da tutto. Secondo te ho tempo per le tue lagne? Sparatorie! E quella stupida asta fallita! Ora siamo entrambi dei bersagli. Volevi diventare sindaco? Ora fai il tuo lavoro. Dirai ciò che ti ho ordinato di dire. La polizia ha ucciso Irak. Il nostro sindaco sconfigge il crimine. Rosa sarebbe orgogliosa di te. Ma come osi? Dammi quel maledetto video. Finirà quando lo deciderò. Hai parlato. Ora esci dal mio hotel. Ho cose ben più importanti da gestire. Mi hai rovinato! Non ti lascerò più fare i tuoi comodi! Mi hai sentito? Lucky! L'allarme! È scattato l'allarme! Va a vedere che succede! Forza, occhi aperti! Non dovresti Serve altra gente per risolvere qui. Stai attento, ha raddoppiato la scorta. Ricevuto. Ti sta aspettando. Bene. Prendi sul serio gli avvertimenti. Sei sveglio, ma non capisci quando perdi, vero? Hai ordinato di sparare. Mia nipote è morta in quell'auto. Aveva solo 6 anni.
Per questo hai fatto tanto casino. Devi scusarmi, un sacco di gente viene da me per dei problemucci. Non è facile ricordarsi sempre di tutto. Con Clara Lille. È una che in gamba l'avevamo già usata.